Grazie ovviamente a Novamont per l'invito, ringrazio Cade Abbiastioli per ringraziare anche tutto lo staff più stretto e allargato dell'azienda. Sì, Andrea Di Stefano raccontava di questa collaborazione che abbiamo fatto negli ultimi anni, particolare per provare a fare una di quelle cose che in questo paese magari non si riescono a fare, che poi diventano un po' e questo ci fa piacere, un po' un modello per approfondire dei temi che sono noti a livello mondiale ormai, ma che non si conoscono magari nel mare di fronte alla propria costa nazionale. Andrea ricordava di questi monitoraggi che abbiamo fatto negli ultimi 3 anni, grazie al supporto di Novamont, che ci hanno portati a fare, oltre al nostro solito monitoraggio delle acque che facciamo dal 1986, che diciamo, è l'attività che contraddistingue, insomma, che rende l'Agoletta Verde un'attività nostra, una nostra attività molto nota fortunatamente in questo paese. Negli ultimi 3 anni abbiamo fatto il monitoraggio delle plastiche in mare, utilizzando ovviamente la nostra goletta. Abbiamo fatto per 2 anni il monitoraggio delle macroplastiche galleggianti. Quest'anno abbiamo voluto, come dire, alzare un po' di più l'asticella e abbiamo voluto andare a mettere, come dire, il naso su invece il problema ulteriore dovuto al fenomeno delle macroplastiche galleggianti che abbiamo monitorato nel dettaglio. Abbiamo diffuso i dati che sono stati utilizzati anche in paper istituzionali, e questo ci fa piacere. Quest'anno abbiamo voluto fare un ulteriore passo in avanti. Abbiamo voluto analizzare il problema delle microplastiche, e quindi quello che c'è per monitorare quello che avviene dopo il fenomeno della dispersione in mare delle plastiche. I risultati non ve li posso dare, Andrea, in anteprima, e questo diciamo perché li pubblicheremo in un evento importante che stiamo costruendo. Però quello che vi posso dire è un monitoraggio che abbiamo fatto con i tecnici di ISPRA a bordo. Abbiamo fatto un accordo con ISPRA per far salire i tecnici di ISPRA, i tecnici di ISPRA, quindi questa cosa interessante, tecnici di un'associazione di cittadini e tecnici dell'istituto sperimentale che si occupa anche di queste attività, andare a capire quanto è presente il problema delle microplastiche nei mari italiani. Questa è una delle attività che, insomma, che rivendichiamo con forza, senza nascondere quella che è la partnership che abbiamo messo in campo con Novamont. Questa è una partnership che viene da lontano. Io lo ricordo sempre perché, insomma, è una delle cose a cui più teniamo nella storia della nostra associazione. Quest'anno è l'anno del Congresso Nazionale di Legambiente, che si tiene ogni 4 anni. Tra l'altro quest'anno lo faremo a Milano, insomma l'11, 12 e 13 dicembre ci sarà il Congresso Nazionale in questa città, congresso che si tiene ogni 4 anni per rinnovare le cariche e per capire quali sono le attività dell'associazione nei 4 anni successivi. Ricordo sempre che nel 1989, nel Congresso Nazionale del 1989, a Perugia, Legambiente finì sulla prima pagina del manifesto. Non per un'attività, diciamo, vertenziale oppure per un'attività, quelli erano gli anni, insomma, erano gli anni complicati, si era gli anni successivi alle vicende del referendum, insomma, l'incidente di Genova. Finimmo sulla prima pagina del manifesto perché ci permettemmo di invitare Raul Gardini, nel 1989, al Congresso Nazionale di Legambiente. 1989, un'era geologica fa. Perché invitammo Raul Gardini al nostro congresso nazionale? Perché ci sembrava particolarmente interessante questa suggestione di integrare l'industria con l'agricoltura, che era una delle chiavi che individuavamo come una delle chiavi di volta per far fare un salto in avanti a questo paese che, come è noto, non ha mai avuto grandi risorse naturali, ma che insomma, aveva un know-how industriale, aveva un know-how agricolo che potevano intrecciarsi per portare il paese nel terzo millennio. Ce ne dissero di tutti i colori, ci tacciarono di essere dei traditori del popolo, insomma, ma noi eravamo fieri di quell'invito e, diciamo, e lo ricordiamo sempre con grande forza quell'evento, perché abbiamo sempre pensato che l'innovazione fosse la parola d'ordine
lo pensiamo nel 2015, lo pensavamo negli anni 80, per far uscire questo paese dalla crisi industriale, che non è iniziata, come è noto, nel 2008, quando è iniziata la crisi economica finanziaria mondiale, ma una crisi economica, una crisi industriale che nasce 25 anni fa. Eravamo convinti allora si discuteva della vicenda Enimont, erano gli anni della vicenda Enimont, anche qui insomma sembra che stiamo parlando di un'era geologica falle, siamo convinti ancor di più oggi, in un paese in cui la strada della desertificazione industriale è molto molto evidente in tutto il paese. Stamattina si è parlato di gioielli, in aree industriali complicate, in via di desertificazione, perché insomma si è giustamente rivendicata l'esperienza della bioraffineria di Terni, l'esperienza della bioraffineria di Porto Torres, gli altri impianti che Novamont ha rilevato per riconvertirli in giro per l'Italia, dal Veneto al Lazio fino ad arrivare in Campania, in località meno note ma non meno importanti ai fini della filiera generale. Ecco, queste sono oasi in deserti, perché quello che appare in questo paese, non solo a Brindisi, non solo a Priolo, non solo a Genova o Crotone, ma insomma nelle aree industriali del nord Italia, da Marghera a Mantova, Ravenna, Ferrara, sono tutte situazioni che ovviamente tutti conoscono per essere situazioni che nel passato hanno avuto un'importanza fondamentale per far diventare questo paese un paese tra i più industrializzati al mondo, e che oggi ovviamente oggi purtroppo vive una situazione di grandissima sofferenza. Il tema della chimica verde, della bioeconomia. Allora, questo è un tema, è un argomento che è davvero esemplare nel ragionamento con cui vorrei concludere il mio intervento, perché il tema della chimica sappiamo benissimo, oggi vediamo i risultati di una crisi che è iniziata già negli anni 80, è un settore che ha bisogno di grande, di essere rilanciato e di una grande, riconversione. Di questo dobbiamo parlare. Noi in questo settore abbiamo una leadership nel settore della chimica verde, abbiamo una leadership a livello internazionale che non dobbiamo solo raccontare nei convegni, non dobbiamo solo raccontare nei libri, dobbiamo sostenere e alimentare, perché come sempre le leadership, se non vengono sostenute e alimentate, si perdono. La crisi della chimica oggi di questo paese è la crisi di quella chimica che 50 anni fa portò questo paese a vincere un premio Nobel. Se noi non rialimentiamo di ricerca e innovazione questo settore manifatturiero sul tema innovativo della chimica verde, rischiamo di lasciare ad altri quel primato che con grande orgoglio noi possiamo vantare a livello internazionale. Però questo paese deve decidere dove vuole andare. Questo paese deve decidere quale strada praticare, perché noi siamo tutti d'accordo, anche il convegno di stamattina ha per l'ennesima volta fatto emergere che siamo tutti d'accordo sull'innovazione, che siamo tutti d'accordo che l'economia, la bioeconomia è una soluzione ai tanti problemi di questo paese ed altri paesi, sia sviluppati che in via di sviluppo, che la riconversione industriale si deve fare. Però vorremmo capire per quale motivo, se siamo d'accordo che queste parole d'ordine vanno, come dire, sono la soluzione al problema italiano, ma per quale motivo non si fa nulla, ad esempio, per far rispettare la legge sui sacchetti di plastica approvata nel 2006 e poi entrata in vigore finalmente tra il 2011 e il 2012? Che c'entra la legge sui sacchetti di plastica con la riconversione industriale? C'entra. Perché gli investimenti importanti fatti in alcune aree industriali del paese, in quei deserti, quelle oasi nate in quei deserti, se ci fosse il pieno rispetto della legge sui sacchetti di plastica, il pieno rispetto, e c'è una mancato rispetto di questa legge che fa paura, e non solo nel centro-sud, e non solo nelle zone con presenza criminale, come ricordava Massimiliano Novello in maniera molto toccante nel suo intervento, se si rispettasse la legge ci sarebbe più un mercato per le aziende della chimica verde e delle bioplastiche, ci sarebbero maggiori margini per fare più investimenti, per aprirne per ampliare gli impianti o per costruirne di nuovi.
Ma allora, se stiamo tutti d'accordo, dal ministro fino all'associazione dei cittadini, ma perché non si riesce a fare una cosa banale, il rispetto della legge? Un'altra cosa, e chiudo, l'economia circolare. E chi non è d'accordo sul tema dell'economia circolare? Siamo tutti d'accordo. Ok, ma parliamo di economia circolare ormai da diversi mesi in maniera molto importante, a livello europeo. L'onorevole Bonafè, insomma, ci racconterà le ultime novità di una discussione che è iniziata già da tempo a livello comunitario. Siamo tutti d'accordo che l'economia circolare va praticata, ok, ma per quale motivo in questo paese in cui si parla di economia circolare, si dice che è un paese questo che non ha grandi risorse naturali, è vero, e che quindi deve lavorare per cercare di avviare a maggior recupero di materia i prodotti che finiscono nei rifiuti, ma per quale motivo il governo di questo paese a fine luglio vara una bozza di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sull'incenerimento attuativo dello decreto Sblocca Italia che prevede 12 nuovi inceneritori in questo paese? Cioè, parliamo di economia circolare in Italia e all'estero, e poi l'unica cosa concreta che abbiamo visto in questi ultimi anni sul tema del recupero è una politica schizofrenica, perché incentivi sul recupero di materia non ce ne stanno, incentivi sul tema della prevenzione non ce ne stanno, incentivi sul tema del riuso non ce ne stanno. Si è continuato a dire alcune cose su cui siamo tutti d'accordo e poi praticare una strada completamente diversa. E la bozza di DPCM sull'incenerimento attuativo dell'articolo 35 dello Sblocca Italia è l'esempio più evidente. Chiudo dicendo che questo è un paese che ha bisogno di, menti che guardano molto lontano. Queste menti hanno bisogno di essere sostenute nei dettagli, in tutti i dettagli e nel loro percorso. È un paese che la deve smettere di essere contraddittorio e di essere schizofrenico, perché se vogliamo riconvertire l'industria di questo paese, se vogliamo praticare l'economia circolare di questo paese, dobbiamo fare diversamente da quanto fatto negli ultimi anni in Italia. Grazie.